Ciao a tutti, eccoci qua per un nuovo video. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Questo qui è un video davvero tanto tanto speciale, dedicato a un film altrettanto speciale, appunto Succede di Warner Bros. Che appunto è tratto dal romanzo di Sofia Viscardi. Intanto saluto Sofì. Grazie a Warner Bros. Ho avuto la possibilità di vedere il film in anteprima e mi sono innamorata, è troppo troppo bello, quando l'ho visto ero tipo stra euforica perché non vedevo davvero l'ora di vederlo. Il film uscirà al cinema il 5 aprile, vi lascio qui sotto il link del trailer al film se volete andarlo a vedere perché è davvero davvero molto figo. Appunto io il libro l'ho divorato tipo in un pomeriggio perché mi ha preso tantissimo. È un film che parla di argomenti molto vicini a noi adolescenti, di cose che ci capitano tutti i giorni, quindi me lo sono sentita un po' mio. Ci sono questi quattro ragazzi, Holly, Meg, Tom e Sam, che vivono la loro vita adolescenziale con i problemi che sono per esempio la scuola, comunque i genitori, le prime cotte, le insicurezze, il sentirsi non accettati, il sentirsi, il farsi mille complessi, delle cose che alla nostra età sono del tutto normali. Una delle cose che mi ha colpito di più del film è senza dubbio l'amicizia tra Meg, la protagonista del film, e Holly, la sua migliore amica. Davvero un'amicizia bellissima, loro molto legate, si capivano con uno sguardo, si divertivano insieme. Le migliori amiche è così, si fanno tantissime cavolate, passare ore in camera a cambiare vestiti, a farsi foto stupide. Insomma, un'amicizia davvero molto speciale, ma che riesce anche a superare i litigi, gli ostacoli, perché nel film ho potuto vedere benissimo che le due protagoniste che hanno avuto un litigio, hanno superato questa difficoltà e mi ha fatto pensare un po' alla relazione tra me e le mie migliori amiche. Per me l'amicizia è qualcosa di indescrivibile. Se non hai un amico al tuo fianco non puoi andare avanti, perché è qualcuno che ti sostiene, che ti capisce, che ti ascolta, che ti dà un supporto assurdo, con dei gesti semplici ma essenziali nella nostra vita, soprattutto a quest'età. Il rapporto tra me e la mia migliore amica è davvero tanto speciale, come quello di Meg e Holly nel film. Sentirsi legate così tanto a una persona è una cosa davvero molto molto bella. Però può capitare di avere un litigio, una discussione, come è capitato a me e come capita nel film appunto. Vi racconto di questa mia esperienza con la mia migliore amica. Appunto lei era cotta di un ragazzo, follemente persa di un ragazzo, e io comunque i primi tempi le davo dei consigli, la aiutavo, cercavo di aiutarla in qualsiasi modo possibile, cioè è giusto, come si fa tra amiche. Poi però purtroppo sono venuta a scoprire che questo ragazzo non era interessato a lei. Avrei dovuto dirle la verità fin da subito. Da questa bugia è nato un litigio, una discussione tra noi due. Non ci siamo sentite per molto tempo, abbiamo litigato appunto, e questa cosa ci ha fatto stare male effettivamente, perché lei era rimasta delusa dal fatto che io non le abbia detto la verità fin da subito. Cercavo di giustificarmi dicendo che appunto non le avevo detto la verità fin da subito per cercare di proteggerla, per non farla stare male. Nessuno vuole vedere una persona a cui tieni tanto stare male. E abbiamo avuto questa discussione che per fortuna abbiamo affrontato insieme, ed è questa la cosa importante: affrontare le cose insieme, superare le cose insieme. E questo litigio devo dire che ci ha reso molto più unite. Infatti superando questo litigio non abbiamo, cioè ci diciamo tutto, sempre e solo la verità, e la nostra amicizia è ancora più forte e bella di prima. Appunto vi volevo raccontare questa esperienza che mi è venuta in mente guardando il film, guardando l'amicizia tra Meg e Holly. E niente amore, il video è finito, spero che l'idea di raccontarvi qualcosa vi sia piaciuta. Ovviamente voglio sapere anche di voi, quindi lasciatemi qui un commento sulle vostre esperienze, se avete avuto litigi, cosa ne pensate, il rapporto tra voi e le vostre migliori amiche o migliori amici. Voglio sapere un po' di tutto e vi ricordo l'uscita del film Succede il 5 aprile al cinema, e andatela a vedere perché a me è piaciuto tantissimo. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!